Il Natale è nell'aria, letteralmente, e qui al forno di San Gregorio si sente il profumo del Natale perché è arrivato il signore del Natale, il panettone. Siamo con Leonardo Mongiello, lo chef pasticcere dell'Agriforno La Spiga, che da più di una settimana sta curando il suo piccolo gioiello, il tuo incubo di più di una settimana. Più di una settimana perché comincia con il lievito da quale hai che prepararlo para che tenga la forza sufficiente para mandare su questi capolavoro, diciamo. Questo capolavoro, e quest'anno ve lo certifichiamo in tutte le sue fasi, la difficoltà di creare un panettone, perché lo abbiamo seguito con il nostro cameraman che è stato qui la sera alle 6, la mattina alle 6. Ha lavorato con noi, ha lavorato con noi. E quindi diciamo che quest'anno il panettone del forno San Gregorio ce lo sentiamo anche un pezzettino nostro. Ebbene, raccontaci, Leo. Quindi, innanzitutto il segreto del tuo panettone è sicuramente il lievito madre. Sicuramente, sì, la cura che dobbiamo darle giorno a giorno, perché si tratta di un bagno che si deve fare in mattinata, i rinfreschi che si fanno abitualmente per darle la forza e l'aroma che le dà al prodotto finale. Quindi quello è lo più importante, diciamo, in base de lievitazione. Dopo ovviamente ci stanno tutte le materie prime che sono fondamentali perché dipende dalla qualità del prodotto finale. Quindi si lavora con un burro di eccellente qualità. Bueno, dopo ovviamente quando lo assaggerai ovviamente mi dirai La che differenza si prodotto c'è, no? sente. Logico. Ascoltami, però, una mattina addirittura siamo venuti qui alle 6 del mattino e tu ci hai detto la natura non ha ancora terminato il suo corso. Quindi ogni quanto viene rimpastato, per quante volte hai dovuto rimpastare tu un panettone? Allora, si comincia con un impasto serale, si chiama impasto serale, del quale gli ingredienti sono acqua, farina, lievito madre, tuorlo di uovo e burro. Quello si fa un impasto di breve tempo, una ventina, 25 minuti, e quello si mette a lievitare tra 10-12 ore. Per quello non c'è una regola, dipende pure dalla temperatura che ci sta dentro il laboratorio. Certo, e come reagisce proprio naturalmente il. Però oscilla tra i 10 e i 12 ore. L'altra volta è capitato 12 ore preciso, quindi d'orologio, è per quello che lo abbiamo fatto aspettare un poco a Elia qua in laboratorio. Dopo una volta che si arriva este lievito, diciamo, este impasto serale, si procede con l'impasto finale, diciamo, del panetone, dove si incorporano a questo lievito, si incorpora un'altra volta farina, acqua, zuccheri, gli aromi, la pasta d'arancia, il miele, più uova, più tuorlo e per ultimo la frutta. Quindi noi facciamo un impasto base modificando qualche aroma in particolare per darle dopo il gusto finale con la frutta, che sarebbe in questo caso è un pera e cioccolato, Pera e cioccolato. pero cioccolato, pera candita e cioccolato fondente. Quindi Da assaggiare. E quest'altro invece perché lo vedo diverso? Queste abbiamo fatto albicocca candita, un'albicocca che abbiamo trovato doc de Castiglione, del quale si taglia, viene con l'osso, viene da lavorarle, quindi tagliamo in pezzi grossi e abbiamo utilizzato un cioccolato con latte dentro. E l'altro, bueno, a parte del classico arancia candita e uveta, andremo a fare in settimana, faremo fragola e un tris di cioccolato, cioccolato bianco, cioccolato con latte e cioccolato fondente. Ma devo dire, la tua. Queste saranno le nostre specialità quest'anno. Tutti gli anni facciamo qualcun altro tipo per stimolarci e stimolare, Certo, i capito? tuoi clienti, perché la tua fantasia ormai è rinomata, nei dolci li vediamo ogni giorno, sei veramente un propulsore, di idee. Se no uno in questo è lo bello del panetone, come i semifreddi, sono che non ce l'hanno limite di immaginazione ai gusti, alle combinazioni che si possono fare. Quindi questo, essendo il prodotto più difficile della pasticceria, È perché il prodotto più difficile della pasticceria, il panettone? senza dubbio, lo abbiamo visto con Elia, c'è un testimonio proprio Testimone.
Quindi... Ho detto che questa mattina arrivando al forno ho detto infatti che sono quasi gelosa di questa sintonia che si sia creata fra il nostro grandissimo Leo, il pasticcere dell'Agriforno La Spiga, e il nostro cameraman che si è innamorato di Leo, proprio letteralmente. Non fa altro che sono parlare di Leo. Panettone, ma del panettone di Leo. Capito? Del panettone. Ma quanti panettoni gli hai fatto mangiare? Di la verità. No, abbiamo assaggiato un paio e ha dato l'ok, quindi... Adesso possiamo cambiare. L'uomo del monte ci ha detto di sì. E dai, tagliacelo, faccelo vedere allora. Facci vedere com'è dentro questo tuo gioiello. Dopo una settimana di lavorazione, finalmente Leo apre in diretta il suo panettone. Vai a favore di camera, vai Leo. Questo è il prodotto tagliato. Ah, che emozione. Quindi questo è pera candita e cioccolato fondente. Esattamente. Quindi... Questi profumi ovviamente purtroppo non si possono... Peccato sì che non passino attraverso la telecamera i profumi. Ma questo è un eccellente prodotto, veramente ogni anno io puntualmente vediamo di migliorare il prodotto sulla quantità dei grassi, sulla lievitazione. Ogni anno facciamo qualche passo avanti, però ovviamente sono i clienti che ovviamente diranno dopo il suo... Ma infatti la fedeltà del cliente è quello che poi premia più di tutti. Ma io già ricordo la nostra intervista dello scorso anno, dove tu hai sottolineato l'attenzione alla digeribilità del prodotto, poi che mi ricordo che l'anno scorso in particolare era stato un punto importante della nostra intervista. Sicuramente, perché il discorso del lievito madre dà le caratteristiche proprio sul sapore, sull'aroma, principalmente l'aroma e bueno, la parte digeribile, che ovviamente a differenza di quello che è il lievito di birra comunemente, questo è il top, diciamo. Ah ok, quindi vedi, noi che non siamo proprio ferratissimi, il lievito di birra è meno digeribile, il lievito madre è più digeribile. Sì, sì, totalmente. E a parte gli aromi che danno, ci stanno dei prodotti che non si possono fare con il lievito madre soltanto, ma ci stanno dei prodotti che per esempio con il caso del panettone, delle veneziane, che quelle vanno solo con lievito madre, ossia lievito naturale. Dopo ci stanno altri prodotti, per esempio l'altro panettone, l'altro pan di Natale che facciamo, va con lievito di birra per la quantità di frutta che ha, quindi nel caso del lievito naturale non avrei la forza. Ci passate un altro pane di Natale che lo facciamo, sì. Lo mostriamo a favore di camera perché è stupendo, classico, sì. È un classico nostro di un po' di anni. Bellissimo, Raccontaci quindi, anche questo. È un prodotto che io ho portato dall'Argentina, dove lavoravo, abbiamo sviluppato questo prodotto che di là si chiama panettone, mal chiamato panettone, però di là non ci stanno le leggi che stanno qua, che ovviamente ha una quantità di grassi del quale ha la definizione di panettone. Quindi questo è un prodotto che l'ho portato di là, lo abbiamo migliorato, lo abbiamo reso proprio... Più autoctono. Attirano, bravo, per noi. Infatti vedo le noci, le mandorle sopra. C'è l'arancia candita, sta l'uvetta australiana, ce l'abbiamo tutta la frutta secca e un sapore molto particolare, meno dolce del classico panettone. Quindi è un prodotto che facciamo, adesso io stavo a fare, puntualmente ho finito di fare 300 panettoni di questi, quindi... Mamma mia. Ascoltami, ma... Il panettone è davvero un idolo difficilissimo, cioè nel senso scegliere di portare a tavola il giorno di Natale un panettone fatto con tanta cura, non in modo industriale, come ti devo dire, come se lo avesse fatto il nostro vicino di casa e ce l'avesse regalato, diciamo, per Natale. Ha un senso completamente diverso nella scelta della materia prima, nella passione che ci si mette, ma tu l'hai manipolato tutto a mano. Sì, 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 ma poi ugualmente sempre... Ti abbiamo visto impastare... Lo che è la pirlatura del panettone, ovviamente quello si fa a mano. La pirlatura che cosa sarebbe, scusaci, quando lo metti dentro il pirottino? Una volta pesato, la quantità in questo caso va un chilo 100 grammi di prodotto crudo, si dà la forma para che prenda la forza e prenda direttamente dopo, quando in lievitazione non si deforme. Quindi quello si chiama la pirlatura di sia uno che l'altro. In questo caso è molto più difficile perché la pasta è più lenta e quindi uno deve stare attento. A parte se le dà una doppia forza al prodotto para che dopo spinga diretto, no? Quindi
Questo es el tema del la dificultad del panetone en sí, ci stanno tante perché non, siendo sequenziale i passaggi che sono, non si devono sbagliare in assoluto. A donde sbagli uno, Sbagli una, è finita. si butta la pasta, sì, si butta tutto l'impasto. Purtroppo così. Per quello la difficoltà, il bilanciamento del prodotto, uno non può fare, dice, bueno, metto un po' più di burro, un po' più di zucchero, quello va tutto bilanciato. Quindi per quello la difficoltà dopo di arrivare a un prodotto finale che sembra semplice, ma vi posso assicurare che non lo è. Non lo è. Lì ce l'abbiamo come testimonio Lì è adesso. testimone. Ascoltami, ma quanti panettoni state facendo? Allora, bueno, in questa fase stiamo facendolo tutti i giorni, quindi andremo fino al 25, al 24, penso che sarà l'ultima infornata. Sono tutti i giorni, si fa un carrello di una 54 proprio puntuale, più tutti quelli che facciamo del pane, il dolce di Natale che lo dobbiamo incorporare nella produzione. Quindi sono una cinquantina al giorno, In quante 50. ore cuoce il panettone? Sono 40, queste utilizza 48 minuti a 172 gradi. E dopo, 172. se mi, lo misuriamo con un termometro per vedere nel cuore, per non passarlo di cottura, così dura Se ancora si più lo asciuga stesso troppo. trao, e lo fermiamo, si ferma in 196 gradi, 195 e 196 gradi. Ma quindi iniziando la mattina, perché per esempio questa mattina mentre noi stiamo registrando questa diretta, stanno facendo, stanno impastando il lievito madre. Quindi questo lievito madre, quando sarà cotto? Quando diventerà un panettone per la cottura? Fra quanti giorni? E Domani, questo è domani. ogni 6 ore? Il lievito di oggi si finisce con tre impasti, sì? Si rinfresca tre volte. Una volta rinfrescato si impasta l'impasto serale e domani si fa l'ultimo impasto. Quindi i panettoni che oggi adesso si sta impastando il lievito saranno pronti domani pomeriggio. Andranno in forno domani Tante pomeriggio. ore di cuidado e lievitazione. Un grandissimo impegno. Leo, tu ti occupi soltanto dei dolci? Implementi soltanto i dolci qui all'Agriforno? No, qua ho fatto un po' di tutto, ma intanto ho cominciato a modificare il tema della parte di biscotteria quando prendo io in corso il settore. Quindi abbiamo migliorato un po' alcuni ingredienti Biscotti secchi, della dici? parte di biscotteria. La parte che abbiamo utilizzato adesso, abbiamo modificato le materie prime in lo che è la parte fresco, che si utilizza panna, solo panna fresca e non vegetale. Panna fresca. Sì, e nel caso del vignè abbiamo utilizzato solo il burro fresco. Non si utilizza né margarina, né grassi, lo strutto, che ovviamente sono dei grassi che sono un po' sono più refinato che il burro, quindi bueno, che a partire dell'apertura del forno abbiamo cominciato a fare la pasta fresca, quindi pure io mi Ci hai sono messo le messo a mani fare anche là? quello lì, già che dove lavoravo facevo lo che era il chef esecutivo, quindi facevo la Lo pasta chef fresca. esecutivo, certo, ascoltaci, ma una domanda personale te la dobbiamo fare. Qual è il panettone che tu preferisci in assoluto? Tra le tue creazioni? Il che mi piace personalmente è il pere cioccolato. A me mi piace il pere cioccolato perché la combinazione è impressionante, è impressionante. Ma dopo delle stesse basi, per esempio, abbiamo assaggiato, perché questa è la prima volta che lo facciamo, che è Com'era albicocca? l'albicocca di Castiglione, una delizia, perché diventa l'albicocca proprio candita, che dentro in cottura, una volta già raffreddata, diventa come una marmellata. Quindi se scioglie in bocca, veramente è uscito un prodotto spettacolare. Quindi è la prima volta che l'abbiamo messo in modo, diciamo, direttamente. Ascolta, e Elia è arrivato qui dicendoti: io non amo il panettone, preferisco il pandoro. Sei riuscito a convincerlo? Ha cambiato idea? No, adesso ha detto direttamente che viene a lavorare con noi a fare solo e esclusivamente panettone. Via. Purtroppo il pandoro è un prodotto ancora più, non difficile sulla lavorazione, sino molto più complicato nelle fasi di lievitazione che c'è. E non c'è un mercato, diciamo, che si venda tanto. Quindi No, no, noi preferiamo il abbiamo deciso panettone. di appuntare
tutti i gusti sui panettone. Quindi. Siamo d'accordo con voi. Allora prendilo tu perché io non posso. Tu lo devi assaggiare. No, sì, certo, dobbiamo. No, noi ce lo dobbiamo mangiare tutto, no? Assaggiare. Scusa Leo. Guardate che spettacolo, ragazzi. E allora dall'Agriforno La Spiga, da Leonardo, siamo soddisfatti? Sì, sì, sì. Totalmente. Non potete immaginare il profumo tra la cioccolata, la pera. Dall'Agriforno La Spiga, io e Leo vi diamo il nostro buon Natale a tutti con il panettone sulle nostre tavole che non può mancare. Certo. Auguri a tutti quanti. Dall'Agriforno La Spiga. Lo aspettiamo qua. Leo vi aspetta qui a San Gregorio. Per forza. E allora dall'Agriforno La Spiga, dal capoluogo, buon Natale a tutti. Auguri.